Vediamo ora di analizzare il terzo sistema di coordinate astronomiche, detto anche sistema equatoriale. Questo sistema di coordinate è il più importante tra tutti quelli che abbiamo insegnato in questo corso, in quanto è con questo sistema che vengono realizzati i cataloghi astronomici. In effetti, le posizioni delle stelle vengono riferite alle coordinate di questo sistema. Ma vediamo più in dettaglio come è costituito, come è definito questo sistema di coordinate. Al solito noi abbiamo riportato sulla lavagna la nostra sfera celeste per una località a 45 gradi di latitudine, quindi la solita località di Torino. Proprio per avere una situazione, diciamo, intermedia tra l'equatore e il polo. Su questa sfera celeste allora abbiamo disegnato l'orizzonte su cui è posto il nostro mino, l'equatore celeste che è inclinato ovviamente di 45 gradi rispetto all'orizzonte e la posizione di una stella, chiamiamola S, sulla sfera celeste posta a una certa altezza rispetto all'orizzonte. Allora, come avevamo già visto nel secondo sistema di coordinate, la proiezione della stella S sull'equatore celeste determinava la coordinata che si chiamava declinazione. Bene, anche in questo sistema viene mantenuta questa coordinata. E avevamo anche detto che questa coordinata è indipendente dal tempo, poiché la stella nel corso della nottata descrive un arco di cerchio parallelo all'equatore celeste, per cui in qualsiasi situazione la stella si trova sempre alla stessa distanza dall'equatore celeste, quindi è una coordinata indipendente dal tempo. Però nel secondo sistema avevamo visto che la seconda coordinata era l'angolo radio e questa quantità era una quantità dipendente dal tempo perché veniva contata dal meridiano verso la direzione della proiezione della stella sull'equatore celeste. Allora, in questo caso, se supponiamo la stella ferma ad un certo istante t, noi avremo che il suo angolo orario sarà questo, quindi in questa maniera ci saremo ricondotti al secondo sistema di riferimento. Ma facciamo un passo in avanti, visto che abbiamo definito il punto gamma e il tempo siderale associato a questo punto, vediamo di definire una nuova coordinata che sarà questa volta indipendente dal tempo. Allora, se noi immaginiamo che il punto gamma, quindi questa posizione di una stella fittizia in cielo che sta sull'equatore celeste, si trovi ad un certo istante t in questa posizione, quindi la stella è in questa posizione, il punto gamma è in questa posizione. Allora, che cosa possiamo dire? Che il tempo siderale theta, e lo segno qua, è l'angolo orario del punto gamma. L'avevamo visto nella lezione precedente che l'angolo orario del punto gamma contato sempre positivamente da 0 a 24 ore per fare un giro completo si conta in senso orario, quindi dal punto del meridiano sud fino ad incontrare il punto gamma. Bene, questo arco di cerchio che sto segnando ora è il tempo siderale, come abbiamo detto, espresso in ore, ma anche l'angolo orario era espresso in ore, minuti e secondi di tempo siderale. Quindi, se noi consideriamo l'intero arco che parte dal punto gamma, che si trova in questo caso dietro la sfera, come esempio, e fino ad incontrare la proiezione della stella sull'equatore celeste, ecco che noi abbiamo definito un'altra coordinata. Questa coordinata va sotto il nome di ascensione retta. Anche questa dimensionalmente ha le stesse misure, le stesse dimensioni dell'angolo orario e del tempo siderale, perché se erano ore
prima per l'angolo orario e ore per il tempo siderale, anche l'ascensione eletta espressa in ore e i suoi sottomultipli, cioè minuti e secondi, sempre di tempo siderale. Ma che cosa si vede in sostanza? Che la stella nel corso della notte si muove, ma contemporaneamente anche il punto gamma si muove, perché il sistema è praticamente rigido, cioè tutte le stelle, compreso il punto gamma, solidalmente ruotano attorno all'asse polare terrestre. Di conseguenza questa coordinata alfa espressa in ore, minuti e secondi di tempo siderale sarà una coordinata fissa, cioè indipendente dal tempo, perché in qualsiasi altro momento della nottata la combinazione del tempo siderale e dell'angolo orario mi darà automaticamente il valore dell'ascensione eretta, che sarà sempre lo stesso. Infatti la relazione che ho segnato qua dice appunto che il tempo siderale, quindi il tempo siderale vale a dire il tempo che intercorre tra il passaggio del punto gamma dal meridiano alla posizione in cui noi lo vogliamo considerare, è uguale alla somma dell'angolo orario della stella che prendiamo in considerazione più l'ascensione eretta. Quindi l'ascensione eretta si deduce che sarà uguale al tempo siderale meno l'angolo orario. L'angolo orario preso opportunamente con il proprio segno, cioè se in questo caso abbiamo la stella da questo lato, l'angolo orario sarà negativo, viceversa se si trova dall'altro lato sarà positivo. Quindi da questo semplice calcolo, avendo un buon orologio a tempo siderale che mi indica praticamente le 0 ore quando in meridiano mi passa il punto gamma, e conoscendo, misurando l'angolo orario che ha la stella in un certo istante della notte rispetto al meridiano, quindi questo angolo qua o questo angolo qui, che dir si voglia, ecco, in questo caso noi abbiamo il potente mezzo di poterci calcolare direttamente la coordinata fondamentale, che è la coordinata alfa o ascensione eretta. L'ascensione eretta va da 0 a 24 ore, anche questa è espressa in unità di tempo siderale, ed è la prima coordinata del terzo sistema o sistema equatoriale. Quindi ascensione eretta e declinazione sono delle coordinate fisse che non dipendono dal tempo e sono espresse in ore per quanto riguarda l'ascensione eretta ed in gradi per quanto riguarda la declinazione.